Buongiorno, benvenuti di nuovo sul mio balconcino. Oggi ho pensato di dare alcune indicazioni a quelle persone che mi chiedono sempre quando seminare, che cosa seminare in orto. Naturalmente adesso sono qua sul balcone e quindi non è sicuramente una situazione come in orto, però siamo a novembre. Naturalmente è molto diverso. Sono buffa, eh? È molto diverso se siamo in Toscana, se siamo in Piemonte, se siamo in Sicilia, oppure se siamo in Toscana ma siamo in montagna, oppure siamo vicino al mare. Quindi sono indicazioni da prendere con le pinze che possono essere collegate alla stagionalità, al luogo in cui siamo, ma anche al tipo di stagione in cui ci troviamo, perché spesso in autunno possiamo vivere magari un novembre più caldo del solito oppure molto molto piovoso. Addirittura magari ghiaccia, gela in anticipo rispetto alla stagionalità. Allora, che cosa metto in orto a novembre? Metto le fave, metto i piselli, metto i bulbilli di aglio e cipolle, quelle che vi piacciono, le bionde, le rosse, le bianche, lo scalogno. Tipo di aglio che vi piace, l'aglio classico, l'aglio rosso, l'aglio nero, poi ogni regione, ogni bioregione ha le sue caratteristiche. Quindi, queste sono le cose da mettere solitamente in questo periodo. Un consiglio, soprattutto per chi fa agricoltura sinergica naturale, dove vuole aumentare la biodiversità, avere almeno da 4-5 famiglie botaniche per ogni aiuola di coltivazione, è di mettere in questo periodo i bulbi. In questo periodo mettiamo i bulbi che sono quelli che sbocceranno in primavera, fine inverno, primavera. Quindi in primis i crochi, i giacinti, i narcisi e i tulipani vicini, di modo che le arvicole non ve li mangino, perché le arvicole adorano i tulipani, ma i narcisi sono, diciamo, velenosi per loro e quindi tuteliamo il tulipano mettendo il narciso vicino. Poi che cosa possiamo ancora mettere? Dipende naturalmente dove siete. Se fa più caldo nella vostra regione rispetto a dove abito io, guardate che grigio Piemonte, allora faccio un giro turistico, possiamo pensare di mettere ancora magari degli spinaci, dei rapanelli, e insomma più o meno sono queste le cose che possiamo avere in orto. Sicuramente se voi avete già fatto l'orto in estate, adesso state raccogliendo le verdure autunnali. Quindi state raccogliendo che cosa? State raccogliendo i porri, state raccogliendo tutte le brassicacee, quindi ai cavoli, ai cavolfiori, ai cavoletti di Bruxelles, verze, insomma. State raccogliendo le cime di rapa, state raccogliendo i finocchi, avrete dei bellissimi radicchi. Adesso l'orto è dormiente, mettiamo il seme in terra e aspettiamo che torni la primavera. Bacio!